paga? Mm? Da. Una birra. Accidenti. Paga? No. Tu? Cercate qualcuno? Forse. Ehi, amico, sono $4. Non mi va di scherzare. Ti ha detto di pagare. Ho pagato. Questa è solo la mancia. Da noi la birra costa $2 il bicchiere. $2? Bella razza di ladri. Vada come parli. Ma io so come trattarvi. Noi siamo sempre a disposizione di chi vuole divertirsi. Non perdiamo tempo. Forza! Calma. No, qui ci sono troppe cose fragili. Se non ti dispiace, accomodati fuori. Levati! Tutti i giorni ce n'è uno. Thank you.
cosa porti? Roba che vale poco, farina, lardo, fagioli. Ah. Vi assicuro che non vale davvero la pena di fare una rapina per tanto poco. Vai a Desert Spring? Sì. Bene, ti risparmio la strada. Compro tutto per $300. No, mi dispiace, ma questa roba è già venduta a Mike O'Connor. E lo vuoi mettere in testa che siamo onesti commercianti? Allora? Magari potessi vendervela. Ma ve l'ho detto che non posso. Forse vi sembrerà strano, ma io sono una persona onesta. E non voglio mettermi nei guai con lo sceriffo. Essere onesti può essere pericoloso. Abbiamo solo stoffa a fiori, aghi, seta e cotone da ricamo. Che volete che ce ne facciamo? Noi vogliamo vivere attrezzi. E allora andate in fondo al paese, al negozio di Predi. Ma ci siamo già stati. E scommetto che avete trovato i prezzi un po' alti. Vero? Possiamo pagare in oro. Se fossi in voi starei attenta a non raccontarlo troppo in giro. Ehi, un momento. Fammi vedere. Ci risiamo. Quella che è passata è la nostra merce. Che Brady, come al solito, avrà comprato. Aspetta, Sheila. Dove vuoi andare? Ti metterai nei guai. Misero colui su cui si abbatte la furia di una donna inviperita. Macbeth. Atto terzo, scena seconda. Fuori di qui, morto di fame! Che razza di pezzetto! Non ho tempo da perdere. Puh, si permette di trovare Cary Lard a $20. Un vero prezzo di favore. Ma se non sei contento, vai da O'Connor. E tu perché non vai all'inferno? Maledetto figlio di una cagna distratta. Dicevate a me, Miss Sheila? Perché? Non sei contento di avere notizie di tua madre? Dove avete preso questa roba? È stata regolarmente comprata. Regolarmente, eh? Mm. Era mia. L'avevo comprata da Bernstein a Sacramento. La vedremo con Brady. Beh, battiamo la fiacca? Forza, alla volta! A che debbo il piacere? All'inferno, Brady. I vostri maledetti bastardi mi hanno rubato una... Che linguaggio, Miss Sheila. Rubare è una brutta parola. Nessuno dei miei collaboratori ruba. E allora come spiegate che la merce che avevo comprato da Bernstein viene scaricata nei vostri magazzini? Ecco la ricevuta. Già. Competizione commerciale. $300. Si è venduto per $300. Siete un vigliacco. Ma non finirà così, Brady. Troverò bene qualcuno in questo mondo di vigliacchi che vi rompa le ossa. Sempre in via di competizione commerciale, ben inteso. E se non lo trovate, Miss Sheila, niente paura. C'è sempre un posto per voi nel mio balletto. Aia! E tu? Tu la lasci fare? Un gentiluomo non si mischia mai in una discussione tra signore. Prego. Così non si può andare avanti. Voi avete ragione, Sheila. In pratica, siamo già falliti tutti da un pezzo. Non capisco perché ci ostiniamo. Brady ci ha rovinati tutti. Ma non possiamo farci niente. È troppo astuto per noi. Lui è sempre in regola. Se anche chiamassimo lo sceriffo federale, avrebbe buon gioco. Certo, anche il nostro sceriffo. Il vecchio Braddock è dalla sua parte. E poi c'è Lucky. Lucky. Fate presto a parlare voi, Miss Sheila. Perché Lucky non sparerebbe mai su una donna. Ah, no? Ma io sparerei su di lui. Non lo dite nemmeno per scherzo. Sappiamo tutti chi è Lucky. Dovunque è stato, ha riempito i cimiteri. Proprio così. Siamo fortunati che almeno qui c'è Brady, che lo tiene a freno. Che bella fortuna.
Così non c'è lavoro nemmeno per il cinese. Siete un branco di vigliacchi. Sheila! Ah no, non voglio essere insultato. Questi signori sono nostri ospiti. Giusto. Sono una donna e devo usare le buone maniere. Allora, che cosa fate qui? State a perdere tempo? Me lo avete detto. Ed è inutile che stiate a ripeterlo. Avete paura? Andiamocene. Andatevene allora se siete rassegnati a fare i servitori di Brady. Sheila. Ma io non mi rassegno. Brady. Non farò mai parte del balletto di Fanny. O è questo che volevi? Un chiaro esempio di applicazione del teorema di Euclide. Quod erat demonstrandum, ossia per voi ignoranti, come volevasi dimostrare? Bien, vous avez gagné, monsieur le juge. Voglio sperare che mi darete ancora una chance. Con queste carte? Me oui. Oh no, figliolo, no. Faber sue quisque fortune, diceva Cicerone. Il che significa, per voi ignoranti, con tanti fessi che ci sono qua attorno, non vedo perché tu debba fregare proprio me, n'est-ce pas? Portala laggiù a quel tavolo. Sì, signore. Ecco, il valsente per il mio oblio quotidiano. Signori, puntate, avete ancora pochi secondi. Affrettatevi a fare il vostro gioco. Fate il vostro gioco. Il gioco è finito. Cinque, rosso dispari. Aspetta ad andartene. Lo sai che gli facciamo noi a Kibara? Ma sono le ultime 6 once. Ne avevo 3 libbre quando sono entrato. Questo significa che te la sei spassata. Ho lavorato 6 mesi per quelle 3 libbre. Allora ti conviene sbrigarti a ricominciare. Sei lento sul lavoro, tu. Ehi, hai scelto un brutto posto per riposarti. Sì, il generale Sheridan ha un buon carattere. Ah,
È calmo, paziente, ma è sempre un mulo. Un giorno voglio proprio vedere quanto riuscite a bere. Scommetto che battete il record di Joe Doolittle quando affogò nel barile. Una birra. State? Ma salve. Guarda chi si vede. Era un pezzo che non venivi qui. Allora, dove sei stato? Vado in giro per il deserto. Speriamo che tu sia tornato con un bel po' d'oro. Qui gli affari vanno male. Penso che perfino io non ho niente da fare. Se hai trovato una bella miniera, dammene un'altra. Come socia, che ne dici? Sì, ma non aspettarti che ti dica dov'è. Un'altra? No, grazie. Tieni il resto per mancia. Un momento, quale mancia? Due bicchieri fanno $4, amico. Che succede? Non vuol pagare. Bugiardo. La birra costa ovunque 10 cents il bicchiere. E lì c'è $0.50. Ma guarda, amico, che ti sbagli. Qui la birra costa $2 e forse domani ne costerà 3. $2? Ma che razza di ladri siete in questo paese? Maledetto bastardo, tira fuori la pistola, che aspetti? Sei disarmato, eh? Ma se credi di cavartela così, ti sbagli. Sotto. Sistemo io! Sta fermo tu con le zampe! Ti riguardi! Hai finito di fare il gradasso. Che pezzente, ha solo $2. Ma vuol dire che laverai i piatti per altri $2. Via! Avanti, lava! Ti ho detto lava! Lasciami. Volevi fare il furbo, eh? Un signorino come te chissà come li lava bene i piatti. Coraggio, su! Non ci rimettere più piede! Avete la testa dura, giovanotto. Un accessorio piuttosto raro e pericoloso in questo paese. Torno subito, vado a prendervi un po' d'acqua. Aspettate. Quanto costa l'acqua? Badate che io... non ho soldi.
Vi meritereste che vi mandassi a quel paese. Beh, e i piatti? Li hanno lavati tutti, signor Lucky. Ce la fate a tirarvi su? Eccomi, generale Sheridan. Niente stalla e niente fieno. Andiamo, vecchio mio. E dove volete andare? Lontano da questo paese di pazzi. Ma se non siete in condizioni di fare nemmeno mezzo miglio. E da qui in avanti c'è il deserto. Meno gente incontro e meglio è. Ve l'avevo detto che non ce l'avreste fatta. Come va? Vi sentite meglio? Se volete saperlo, non rappresentate più una primizia per me. Vi ho dovuto spogliare completamente ieri sera. Avevate contusioni fin sotto la pianta dei piedi. Avanti, mangiate adesso. Voi non siete un cowboy, vero? Come l'avete capito? Dal fatto che non avete i calli al sedere. Ah. Andiamo. Ci vuol poco a capirlo. Guardatevi le mani. E poi quando mai si è visto un cowboy andare su un mulo? Beh, quando non hai soldi per un cavallo. Però avete ragione, non sono un cowboy. I calli ce li ho, ma da un'altra parte. Chi siete? Diciamo, un esperto d'armi. Ah, e come vi chiamate? Ray. Ray, e poi? Ray. Allora, viaggiate in incognito. Più o meno. Dov'è il generale Sheridan? Volete dire il mulo? È nella stalla. C'era una cassetta attaccata alla sella. Il vostro bagaglio? Eccolo qui. Ah. Per caso avete un vestito di ricambio? No. Male. Dovrò trovarvi qualcosa. Veramente abbiamo soltanto stoffa a fiori per il momento. Comunque vedrò di arrangiarmi. Grazie. Siamo, quei carri erano diretti a noi, ma niente da fare. Se ne sono impossessati anche stavolta. Dobbiamo deciderci a fare qualcosa. Andiamo dallo sceriffo. È inutile, tu lo sai. Perché? Brady se l'è comprato da un pezzo. Io ci provo. Si può? Sì. Sceriffo, gli uomini di Brady hanno intercettato altri due carri diretti a noi. Ma sì, li ho visti passare, sì. E cosa intendi fare?
Niente. Niente? Non c'è nulla di illegale se Brady compra i vostri carichi per strada e lui li compra regolarmente, ha sempre tutte le ricevute. Ma così riesce ad avere lui solo la merce da vendere ai cercatori? Pura competizione commerciale. Questa l'ha imparata da Brady. Quanto ti paga per ripetere quello che dice? L'affare è troppo grosso. Compra la nostra merce sotto costo e poi la rivende per più di 100 volte il suo valore. Può farlo perché è il solo a vendere qui. E io allora cosa dovrei fare, secondo voi? Scortare i vostri maledetti carri e convincere i conducenti a non vendere la merce a Brady? Sai bene perché vendono i conducenti. Perché c'è qualcuno che li minaccia. Ma tu preferisci non saperlo. Sei vecchio e ti vendi per poco. Fuori, altrimenti vi arresto! Insomma, vi arresto! Fuori! Fuori. Era Giabrillo e tra poco sarà del tutto ubriaco. Che ti dicevo? Andiamo. Visto? Che vi dicevo? Sperano ancora che sia lo sceriffo a risolvere i loro guai. Ma se fossi un uomo saprei bene io che cosa fare. Siete proprio sicuro di sentirvi bene? La strada è lunga e non c'è alcun abitato fino a Tijuana, che è il primo villaggio messicano. Meglio così. Ma che andate a fare nel Messico? Qui potreste far fortuna, basterebbe non farsi mettere i piedi in faccia da quel bastardo di Brady. Desert Spring è l'unico centro di commercio fra i campi auriferi e Sacramento. Mi spiace, Sheila, ma il commercio non è fatto per me. E poi ho una cosa importante da fare nel Messico. Vi ringrazio molto. Anche di questo. Appena potrò, vi ripagherò di tutto quanto. Te ne vai, Accattone? Peccato. Ci mancherai. Ci sarebbe un bel po' di piatti da lavare. Un lavapiatti come te dove lo troviamo? Scendi da quella carcassa, morto di fame. Qui è vietato agli Accattoni di stare sui muli. Chi l'ha vietato? Io! I muli sono bestie rispettabili. Indietro! Eh no, non lì. Per la coda. Avanti i muli e dietro gli Accattoni, questa è la legge. Figliolo, ricorda che la pazienza è la virtù del saggio. Indietro! Hai capito quello che ti ho detto o ti devo dare ancora un'altra lezione? L'ha scritto Platone nel Menesseno. Hai sentito? Muoviti. Bravo, Accattone! Vedo che sei diventato obbediente! Su, coraggio. Venite, giudice! Vi pago da bere!
Che succede? Ci avete ripensato? Sì. No, no. Ne volete ancora? Oh, grazie, molto gentile. E allora dovete guadagnarvelo. Eh sì. Giusto. Non col biliardo, giudice, non vogliamo lezioni. Oggi abbiamo voglia di divertirci, fateci ridere. Hai uno strano modo di divertirti, amico. Ti piace calpestare la dignità degli uomini. Certo non sei il primo e non sarai l'ultimo, ma è mio dovere dirti che è un gioco pericoloso. Coraggio, giudice, niente prediche. Vogliamo quella cosa antica. Forza, fiato. Amici, romani, cittadini, ascoltatemi. Sono venuto per parlare di Cesare, non per lodarlo. Il male che gli uomini fanno vive anche dopo di loro. Il bene che fecero viene spesso seppellito con le loro ossa. Sono venuto per parlare al funerale di Cesare. Egli fu mio amico, gentile e fedele verso di me. Ma Bruto vi ha detto che egli fu un ambizioso. E bisogna prestare fede a Bruto, perché Bruto è un uomo d'onore. Sono $300. Ah, mio padre ha rinunciato a usarle, ma penso che a voi potrebbero essere utili. Non mi servirebbero a niente. Sbaglierei un bisonte a 3 metri di distanza. Non avevate detto di essere un esperto d'armi? Infatti so tutto sulle armi, meno che usarle. Arrivederci. Forza, generale! Sheila, che cosa hai fatto? Gli hai dato tutti i soldi? Sì. Perché? Erano gli ultimi che ci erano rimasti. Qui $300 valgono ben poco, ma a Sacramento sono un mucchio di quattrini. Riforniremo il magazzino. E poi Ray non venderà mai il carico. Lascia fare a me, il mal di gola ti passerà in un momento. Vedrai. Speriamo. Ma dove saranno andate a finire? Eppure ero sicura di averle lasciate qui. Ma? Sono sparite un'altra volta. Se volete. Per fortuna ne ho delle altre. Non voglio avere fastidi. Te lo vado ripetendo da un pezzo. Il rispetto della legalità è il più grosso affare che ci sia. Non voglio violenze. Non ci saranno violenze in paese. Nessuno avrà di che fiatare, parola mia. Ma qualcosa dovremo pur fare se vogliamo impedire a quella vipera di rifornire il suo negozio. Usa il solito sistema. Perché credi che paghi le informazioni a Bernstein? Quel Ray ha la testa dura. Non lo venderà mai il suo carico. E tu offrigli di più. Ma che... Eccola, per fortuna ne tengo sempre una scatola di riserva. Prendine subito una. Grazie. Credete che funzionerà?
Certo. È clorato di potassio. Vedrai che stasera potrai cantare come un canarino. Sanno di sale, ma hanno un effetto miracoloso. Credetemi, con quello lì, l'unico sistema è di usare la pistola. Allora fai come credi. In ogni modo, quel carro non deve arrivare. Un momento. Tu non dovrai essere implicato e le cose devono essere fatte con prudenza. Non voglio grane, ricordalo. Che volete? Viveri. Il carro è vuoto. Meno storia. Io la merce non la vendo. Siete pazzo. Io non possiedo un cent. Voglio solo mangiare. E c'era bisogno di sparare? E di fare il gradasso? Non è necessario per scroccare una cena. Il convento offre un vero pranzo alla Desert Californienne. Frittelle. Carne in scatola. Caffè. Acquavite per dessert. Per caso, vi piacciono i fagioli? Non ve ne eravate accorto? Delle mani? No. E allora perché non avete avuto paura? Il colpo di pistola che ho sparato era dannatamente preciso. Fatemela vedere. Tenete. È una buona pistola. Il guaio non sta lì. Sta nelle mie maledette mani. Ero la più veloce pistola a sud di Sacramento. Com'è successo? Volete saperlo? Col martello. Mi hanno rotto le dita, pestandole una a una. Perché non mi hanno ucciso? Sarebbe stato più semplice, ma molto meno divertente. Sono state quelle carogne che stanno a Desert Spring. Sono passati 6 mesi e da allora vivo nel deserto in attesa di guarire. 3 mesi fa non potevo sparare un colpo, ma io non ho fretta. Non mi importa di morire di fame nel deserto. Aspetto solo di tornare come prima. Il pollice funziona? Questo non me l'hanno rotto. Meno male. Se non altro, sai come schiacciare i pidocchi. È un problema interessante. Forse posso risolverlo. Sì, proprio così. Che vuoi fare? Niente. Come fa a sparare adesso che le hai tolto il grilletto? Spiacente di deluderti. Le tue mani non guariranno mai. Ma non c'è problema che non possa essere risolto dalla meccanica. È una scienza. Guarda questo.
Avevate ragione. Quelle pastiglie sono state meravigliose. Che ti dicevo? State tranquilla, ci vado io. A che cosa servono la fedeltà, l'onore, la fermezza d'animo in battaglia se poi l'occhio della favorita del tuo signore non cadrà benevolo su di te? Macbeth, Shakespeare. No, Persiani, Eschilo. Oh. Allora io vado, a presto. Ciao. Oh, Mike. Sì, Miss Penny. Ne avete ancora di quella stoffa a fiori? Lasciatemi in pace. Io non do fastidio a nessuno. Ma vostra figlia, sì. Ditele che se ci provo un'altra volta... Se ti acchiappo! Bastardello! Mi hai rubato ancora le pastiglie, no? Prendi! Aiuto! No! Lasciate stare il bambino. Impicciatevi degli affari vostri. Lasciate stare il bambino o ci provo un'altra volta. Ma lo sapete che continua a rubarmi lo zucchero e il clorato di potassio per farci quei suoi fuochi d'artificio? Vuol dire che voi canterete con la voce roca. È molto più sexy. Signorita Sheila, signorita Sheila. Che c'è, Manuelito? Va a casa e non tornare mai più al salone del signor Brady, caro? Aspettate, devo dirvi una cosa. Che cosa? Gli volete bene al vostro novio? Quale novio? Perché ve lo uccideranno, sapete? Ma tu, che ne sai? Li ho sentiti io. Brady e Lucky hanno detto che lo uccideranno se non venderà il carro. Dove vai, Sheila? Andiamo. Guarda chi si vede, l'accattone. Fai carriera, Da lavapiatti a carrettiere. È un bel passo. Che vuoi? Ucciderti. Che altro ti aspettavi? Veramente dovrei restare nella legalità e comprare la merce, ma penso che sia inutile proportelo. Se non ricordo male, hai la testa dura. Non ricordi male, ho la testa dura. Bravo ragazzo. Comunque io resto nella legalità. Almeno ci provo. Ti offro $3 per tutto il carico. Ci stai? Beh. Non dire che non ti ho offerto la tua occasione. Fermi! Ora ti lascio vedere io. Beh, hai cominciato a prendere gusto al commercio? No, non è il mio mestiere. Maledizione! Di quei due che ne facciamo?
Li lasceremo qui legati. Vedrai che si arrangeranno. Il servizio a domicilio lo faccio solo per pancia. Tieni. Bell'affare. Oh, attento, dollari, che voglio spenderli. Lo capisci che significa? Adesso tutti alzeranno la testa. Lascia fare a Lucky. E nessuno qui alzerà la testa. Ti sbagli. Non voglio violenze e sangue. Chiamano altre violenze. E poi arrivano gli sceriffi federali. Il modo migliore di ottenere la lana è quello di tosare le pecore. E non di spellarle. E di Pancho, che ne facciamo? Al diavolo, Pancho! Non ne avete una più piccola? È la più piccola che ho. Non vi interessa la vendita della merce? Dovrebbe aspettarvi una bella fetta di guadagno. Non sono affari miei. Io nel commercio ci sto solo come dilettante. Che cos'è? Una leva di ritegno. Una leva? E che ci volete sollevare con quella? Mai sentito parlare di Archimede? Archimede? No, non è mai venuto in questo villaggio. Archimede disse: datemi una leva e solleverò il mondo. E voi con quella volete sollevare il mondo? Sollevarlo no. Ma cambiarlo forse sì. Ho detto a Braddock di arrestarlo. Aggressione e tentata rapina. È stata un'iniziativa sua. Noi non c'entriamo affatto. Bravo. Così lo porteranno a Sacramento per il processo e lì... Un corno. Verrà processato qui. Ma qui non c'è il giudice. Tra due minuti ci sarà. Desert Spring è cresciuta abbastanza per avere un giudice oltre allo sceriffo. Organizza subito l'elezione di un giudice. Fai eleggere... quell'ubriacone di Lennox. Imputato Pancho, alzatevi. Avanti, alzatevi. Così va bene, questa corte esige rispetto. La corte sta per dare la sua sentenza. Imputato Pancho, siete stato riconosciuto colpevole di ubriachezza, di aggressione e non ricordo che altro da questa giuria. Silenzio, cafoni! Pertanto, siete condannato a $10 di multa. La corte si ritira. $1,360 in moneta e 36 once d'oro. Brady ci avrebbe fatto almeno $10,000 con quella merce. Già, ma noi siamo commercianti onesti. Vendiamo caro perché ci costa rischi, ma al prezzo giusto. Questa è la prima e l'ultima volta che ci riusciamo. E perché? Credi che Brady si farà fregare un'altra volta? Non ci faremo fregare noi.
Qualcuno lo avvisa ogni volta che parte un carro. Questo lo sappiamo tutti. È Bernstein che fa il doppio gioco. E allora? Non compreremo più da lui. Anzi, compreremo in un'altra città. Così Brady non avrà più informazioni. La fai semplice, tu. Ma è semplice, infatti. Il negozio è vuoto. Tutta la merce è stata venduta in un solo giorno. Partirò subito. Aiutatemi ad attaccare i muli. Povero generale Sheridan. Si è salvato dall'esercito, ma non dai metodi commerciali di Desert Spring. Pure con le bestie se la prendono. Se la prendono con tutti quelli che non possono difendersi. A Sacramento vendono tutto. Anche carri e cavalli. Stavo per dirlo io. Fuori tempo, Lucky. L'epoca di Tombstone è finita. Non è più la pistola che conta, ma questo. E come lo salvi con questo, un affare come il nostro? Lucky ha ragione. Qui c'è un solo uomo in mezzo a un branco di conigli. Fa fuori l'uomo e i conigli resteranno conigli. Far fuori l'uomo, eh? Certamente. Ma non come pensate voi. Desert Spring è un centro importante. Centinaia di gambusinos vengono a rifornirsi qui. E a farsi spellare. Pura competizione commerciale, tale deve restare. Abbiamo un giudice, abbiamo uno sceriffo. Credi che li paghi per permettere a te di fare lo spaccone? A che servirebbe allora avere la legge dalla propria parte? Salve, amico. Un accidente che ti spacca. Non sai far altro che sparare, tu. Mi sono allenato. Adesso sono veloce quasi come una volta. E ti pare una buona ragione per spaventare i cavalli? Ti ho fermato perché sbagliavi strada. Di qui non si va, adesso. Sì, lo so. Ma la strada normale è pericolosa per me. È l'unica possibile. Questo sentiero passa per le montagne. Non ce la faresti mai con un carro carico. Che fai? Prendo in prestito il cavallo. Te lo renderò a Desert Spring. Ormai posso tornarci. Su, ti faccio strada. Seguimi. Forza, ragazzo, non aver paura. Ah, oh, il grande Shepard ti precede. Guarda chi si vede, il matto. Ti sono guarite le mani, amico? Che altro vuoi adesso, che ti rompiamo le gambe? Coraggio, fammi vedere come sei bravo. E intanto, col tuo permesso, mi fumo un sigaro. Fumi più, ti sei offeso. Via libera! Oh!
era? Un amico. Anche lui combatteva per la libertà di commercio. Anche se non lo sapeva. Come mai non c'è nessuno in giro? Ci sono i nostri amici, non ti bastano? Non scherzare. Dove hai preso questo carro e questa merce? A Sacramento. Ben sta indice di non averti venduto niente. Infatti ho comprato da uno che ha la lingua un po' meno lunga di Bernstein. I chiacchieroni non mi vanno. Cos'è questa storia? Abbiamo da fare, levati dai piedi. Calma, Miss Sheila, anche noi abbiamo da fare. Ehi. Non hai comprato niente, invece. Questa è roba che viene da Bernstein. E tu hai rapinato il carro al conducente, vero? Che? Maledetto bugiardo! Pensaci tu! Fermi tutti! Lasciatemi! È in arresto sotto la mia personale custodia. Portatelo dentro! Deve avere un regolare processo! Avrà il suo processo, state tranquilli! Maledetti mentitori! Pigliacchi! Ma che diragiti, conserva il fiato per quando sarai appeso! Assisterete a un'applicazione pratica del teorema di Pitagora. Voi ignoranti naturalmente non sapete cosa sono i cateti e l'ipotenusa, ma voilà! Avanti, giudice! Adesso è il momento di lavorare. Questo è l'imputato. La giuria ha già avuto tutte le prove. Quali prove? Ah, quindi non resta che condannare l'imputato a morte e poi ci facciamo tutti una bella bevuta. È finita per te, a cattone! Questa corte intende applicare rigidamente la legge dello Stato e per questo motivo esprime i suoi dubbi sulla regolarità della costituzione della giuria. Su, andiamo, giudice! Non facciamo buffonate! La corda è già pronta e quindi non ci state a fare perdere altro tempo! $10 di multa per oltraggio alla corte! Sceriffo, l'imputato viene affidato alla vostra custodia. Il processo avrà luogo domani. Davanti a una giuria regolarmente eletta. La corte si ritira. Ma siete impazziti! Fatto vecchio ubriacone! Su, su! Torna al tuo posto! Alzati! Aspettiamo. Avete mai sentito parlare di Don Dooley? Era un povero ragazzo. Venne condannato a morte per furto di cavalli. Io lo condannai a morte. E 3 ore dopo, che era stato impiccato, saltò fuori il vero colpevole. Ecco perché questo giudice è diventato
un rottame. È un ubriacone. Noi padri di famiglia e uomini onesti ci siamo riuniti per dare una costituzione a questo paese. Basta! Non rendete tutto inservibile. Dov'è il prigioniero? È chiuso in cella. Bene, vattene a dormire e lascia le chiavi sulla scrivania. Ma io dovrei restare là a fare la guardia. Ho detto lascia le chiavi sulla scrivania. E vattene a casa. Va bene, va bene. Ho idea che questa notte ci sarà un'altra crisi di coscienza. Vorrei sbagliarmi, ma qualcosa mi dice che, vinto dal rimorso, qualcuno si impiccherà in cella. Tu che ne dici? Ci potete scommettere. Brutta cosa l'età, fa diventare vigliacchi. Ma qualche volta ci si ricorda di quel che si è stati. Come oggi il giudice, per esempio. Ascolta, vattene lontano, Ray. Sarà meglio per tutti. E porta con te Sheila. È una brava ragazza. La conosco da quando è nata. Sono stato il suo padrino. Non lo sapevi? Salutala per me. Andiamo su. Per prima cosa sistemiamo quest'ubriacone. Mi pare sistemato abbastanza. Accidenti, quanto pesa! Per forza è pieno di whisky. Yeah! Però non rotola bene come i barili! Vi divertirete dopo! Adesso abbiamo da fare. Andiamo, forza! Lo lasciamo lì? Buttatelo nell'abbeveratoio. Oh, che crudeltà! Sarà costretto a bere acqua! Sarà la prima volta in vita sua! Sciogli la corda! Ora ti divertiamo. Andiamo! Dove
sarà. So io dove trovarlo. Muovetevi! No! Che volete? Dove l'hai nascosto? Parla. Ma che volete? Io non so niente. Niente di niente. Niente di... Come lo dici bene? Su, su, che non è niente, bello. Vai! Prego. È cotto. Papà. Sheila. Vigliacchi. Assassini. Buona. Di mezzo. Ve la farò pagare cara. Portatelo via! Su, presto! Avanti, nascondetelo! E tu che fai? Ti riposi? Su, presto! La parola, pure le scarpe a punta, la maledetta! Allora, vuoi deciderti a dirmi che fine ha fatto il carro di Bernstein? Non posso, Brady mi ucciderebbe. Si vede che preferisci che ti uccida io. Questione di gusto. No! Parlerò, ti dirò dove l'ho nascosto. Non credo che sarà una cosa facile. Ci proveremo. Se sperate che vi sciolga ancora, vi sbagliate di grosso. Ve lo riporteremo, sceriffo, state tranquillo. E questa volta non farà in tempo a scappare. Vado solo a cambiarmi, anch'io voglio partecipare alla caccia. Ah, sarà un vero onore stare ai vostri ordini. Vi ringrazio. Tu va a riposare. Prenderà il tuo posto Augustin, tanto non può andare a cavallo. Sì, sì. E dove vado? La mia camera è questa? Vai in camera mia. Poco male. Scommetto che la strada la conoscete già. Che strega! Io sarei più cauto al vostro posto, Miss Sheila. Ah, sì? Voi rappresentate per noi un grosso problema. Ufficialmente siete stata rapita da Ray dopo che egli, fuggito di prigione, ha ucciso vostro padre e incendiata la casa. Tutte cose che ci autorizzano a impiccarlo senza inutili processi. Non appena lo avremo preso. Ed ecco sistemato Ray. Ma che ne facciamo di voi, Miss Sheila? Per il momento Augustin vi farà la guardia. Poi, certo, quando avremo impiccato il vostro rapitore, vedremo. Andiamo. Non ci vorrà molto a prenderlo. Non può essere andato lontano. Ehi.
Lo faccio sperando che mi saltiate addosso, come avete fatto stanotte con Fanny. Avrei un conticino da regolare con voi. Siamo tutti? Sceriffo, noi siamo pronti. A cavallo, ragazzi! Un momento, aspetta. Dovete fare il giuramento da vice sceriffi, altrimenti non sarebbe legale. Giusto. Sbrighiamoci, allora. Ragazzi, alzate la mano destra. No. Non vale un giuramento collettivo. Uno per volta. Ha ragione. Va bene, ma facciamo presto. Oh, ma certo, prestissimo. Vogliamo cominciare da voi? Alzate la mano destra e ripetete con me. Un momento di pazienza. Il dottore mi ha detto di fare degli impacchi freddi ogni mezz'ora. Quando volete accomodarvi. Daresti un sigaro anche a me? Perché no? Dopotutto è un diritto. Spetta a tutti quelli che sono condannati a morte. Sapessi quanto hai ragione. Alzate la mano destra e ripetete con me. Ehi, guardate! Ma quello è il re! Re! Hai visto che coraggio? Ecco il vostro uomo, Brady. Ed ecco il carro di Bernstein. Era nascosto nel canalone del cavallo morto. E ce l'aveva messo proprio lui. Sta calmo, Ray. Ti dichiaro in arresto come sospetto dell'omicidio di Mike O'Connor e del rapimento. Sospetto un corno! È colpevole! Resta solo da impiccarlo! Basta con le buffonate! Scappa, Ray! Ti vogliono ammazzare! Prendetelo! Voglio vivo! E anche la ragazza! Non sparate! Brady lo vuole vivo! Non può scappare! È in trappola! Assassino, voglio darti una possibilità. Difendi la tua vita. Comportati da uomo. Prendi un'arma e difenditi. Ma forse preferisci essere impiccato come un cane.
Deciditi! Avanti, che fai? Forza, prendi un'arma! Vieni fuori, altrimenti do fuoco alla casa! Che vigliacco! Cosa credi di fare? Rifiutò fu proprio il generale Sheridan. Il generale Sheridan? Quello vero. Il capo dell'esercito. Disse che era un giocattolo, che non avrebbe mai funzionato. E lui voleva armi capaci di uccidere. Forse aveva paura di perdere il posto. Con un affare del genere le guerre finirebbero in 5 minuti. Sotto un certo aspetto è un'invenzione umanitaria. Non te la prendere, Ray. Non sei il solo ad aver ucciso oggi per la prima volta. Io non ero capace di sparare. Non sapevo chiudere l'occhio sinistro. Ma questa volta ci ha pensato Brady a farmelo chiudere. Adesso che ne farai? Non lo so. Pensavo di andare nel Messico alla ricerca di un generale meno scemo che lo volesse comprare. E ci andrai? No, anche se quest'affare mi ha costato tutto quello che avevo. In fondo Pancho aveva ragione. Sono un pezzente. Spero che ti sia rimasto almeno un nome. O continui a chiamarti Ray e basta. No, un nome ce l'ho. Thompson. Ingegner Raymond Elvis Thompson. Di Cincinnati, Ohio. E questa è la sala dei ritratti, dove vengono conservate le effigi dei più illustri allievi di West Point. Quello è il generale Sherman, colui che prese Atlanta, e quello il generale Ulysse Grant, il quale, dopo la presa di Richmond, pose fine alla guerra di secessione. Il generale Beauregard, e quello è il famoso generale Sheridan, comandante della prima divisione di cavalleria, profondo conoscitore di armi, al cui studi si deve l'adozione nell'esercito americano delle armi automatiche. E questo chi è? Beh, non saprei. Un certo Thompson. Pare che fosse uno dei collaboratori del generale Sheridan.